Cabala a parte, sembra proprio che il Napoli, per ritrovarsi l'allenatore giusto, come è stato scritto, ne ha dovuti pagare e cacciare 7 in 19 mesi. Ed ecco dunque, dopo tanti tentativi, il ritorno di Lino Marchesi, che in qualche maniera deve pure entrarci nell'orgogliosa impennata di Ascoli. Fatto sta che dopo 6 minuti la partita sembrava già finita. L'Ascoli era andato in vantaggio al terzo, calcio d'angolo di Trifunovic, testa di Novellino, Castellini spiazzato. 3 minuti dopo, appunto, il raddoppio. Juari, velocissimo, ruba letteralmente la palla a Masi, avanza e non perdona. Il Napoli è stordito, a terra, ma l'Ascoli ha il torto di non approfittarne. Dal Fiume, centromediano metodista, Dirceu alla tattica, le annunciate innovazioni di Marchesi finiscono nel mare magnum delle buone intenzioni. Basta però un errore dell'Ascoli al 39esimo per rimettere tutto in giudicato. Pochesci buca e De Rosa implacabile. Un minuto dopo si ripete De Rosa, ma stavolta c'è Corti prontissimo. Non è finita, al 45esimo sbuca San Dirceu e il miracolo del 2-2 è compiuto da 20 metri. Marchesi, allora è vero che l'allenatore nuovo porta bene? Beh, non è una regola fissa, oggi è stata così, ma direi che è molto merito di questi giocatori che hanno avuto un grosso temperamento oggi a rimontare una partita così, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli.